Arrivare a 70 anni con una mente lucida e uno spirito positivo non è una cosa da molti, e lo sa bene Carlo Verdone, il re dei registi italiani, che proprio il 17 novembre soffia 70 candeline. Il celeberrimo attore italiano raggiunge un grande traguardo mostrando al pubblico grande solarità e voglia di continuare a combattere, nonostante il periodo pessimo che, ahimè, stiamo vivendo. Era un venerdì d'autunno quando in via Giulia, storica via del centro di Roma, collocata tra il rione Regola e il rione Monti, Carlo Gregorio Verdone venne alla luce. Suo padre era Mario Verdone, direttore del Centro di Cinematografia di Roma e docente di storia del cinema alla Sapienza. Proprio grazie a suo padre ebbe modo di conoscere personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, come Alberto Sordi, allora suo vicino di casa, Federico Fellini, Sergio Leone, Leonardo Benvenuti, Roberto Rossellini e tanti altri simboli della scena italiana che dagli anni 50 raggiunge i nostri giorni. Laureato in lettere moderne presso l'Università di Roma La Sapienza, consegue anche il diploma in regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e trova il suo debutto nel 1977 nel varietà No Stop, insieme ad una nuova generazione di comici che va dal gruppo della Smorfia con Massimo Troisi ai Gatti di Vicolo Miracoli, di cui ricordiamo il duo Jerry Calà, Umberto Smaila. I personaggi da lui interpretati piacquero molto a Leo Benvenuti, che decise di farlo esordire sul grande schermo, collaborando nella stesura del suo primo film, Un sacco bello, datato 1980. Il trio dei personaggi, noto come quello di Leo Nuvolone, con la frase «In che senso?», conquista il pubblico italiano e nel 1981 è la volta di Bianco, Rosso e Verdone, con il duo Furio, Magda, che stravolge i botteghini italiani, regalando alla nazione una nuova stella. Una stella che nel 1982 brilla ancora di più con il film Borotalco, primo film in cui Verdone non interpreta più ruoli e grazie anche ad attori del calibro di Eleonora Giorgi e Mario Brega riesce a conquistare il cuore degli italiani. Il merito è anche di Lucio Dalla, autore delle musiche e storico amico del regista, ma dagli anni 80 ad oggi il celebre attore romano di strada ne ha fatta molta, centrando sempre il suo obiettivo, la conquista del pubblico mediante i film che rispecchino la società italiana contemporanea. Film che hanno visto il debutto o l'esplosione di attrici prima sconosciute come Claudio Aggerini, Veronica Pivetti, Nancy Brilli, Ornella Muti e tante altre ragazze che, grazie al ruolo di protagoniste femminili, hanno raggiunto il grande successo. Da dire ce ne sarebbe ancora molto, ma dato che tutta l'Italia oggi parlerà di Carlo Verdone, noi diciamo una sola frase. Auguri Carlo, e facci ancora sognare, ne hai fatti 70, ma facci ridere per altri 700.